Signore e signori, buonasera e benvenuti al Gran Galà del Musical. Allora, parliamo innanzitutto della compagnia, da chi è composta? La compagnia è composta da ragazzi, sono ragazzi giovani, ragazzi esordienti che questa sera esibiranno qui nello spettacolo del Gran Galà del Musical 2014 e ci sono anche dei veterani che insieme con me hanno condiviso gli spettacoli della compagnia Feel Good Show sin dall'inizio. Quindi stasera ci sarà questo mix di veterani e di giovani esordienti che spero possano imparare anche da chi è un po' più anziano di loro. Grazie a tutti, buonasera maestro, buonasera, grazie per questa occasione. Grazie a te per essere qui. Di vestire i panni del presentatore, grazie. Non sono abituato più o meno, è un po' da cafone questo papione sberloccicoso, però solo questo ce l'avevo maestro. Ma sei affascinato. Grazie, devo cercare di mantenere un certo... Feel Good Show, tanti lo sanno, per chi non lo sa, spieghiamo, ricordiamo che bella realtà è. Beh, una realtà che nasce qui a Montebrandone, quindi è una realtà montebrandonese e cerchiamo sempre di portare in giro per le Marche, per l'Abruzzo e anche più in là, cerchiamo sempre di portare il nome di Montebrandone, che sia sempre bello, alto e lucente. Porteremo in scena alcuni dei brani più importanti dei musical e dei film musicali degli ultimi anni e cercheremo tramite questi brani di valorizzare i ragazzi. Questo è il nostro scopo, dare modo ai giovani di esprimersi, di prendere confidenza col palco e poi, chi lo sa, che sia un trampolino di lancio per il loro futuro artistico. Un consiglio a tutti coloro che vogliono intraprendere la strada del musical? Se lo si vuol prendere per hobby, va fatto come un hobby, se lo si vuol prendere come un lavoro, va fatto come un lavoro. Quindi deve essere appunto trattato con impegno, trattato con grande costanza, con grande sacrificio, perché appunto è un lavoro. Quindi in quanto tale non è di meno di altri lavori, che necessita impegno, che necessita grande sacrificio, necessita grande studio, necessita grande dedizione. Questo è il primo spettacolo che portate in scena? No, questo è uno dei tanti spettacoli che facciamo, questa è l'edizione 2014, l'abbiamo già proposto circa 2 anni fa, la prima volta, l'abbiamo portato già in tournée 2 anni fa per 4 date, adesso parte un nuovo ciclo di tournée, lo porteremo quest'inverno in teatri delle Marche e dell'Abruzzo e continuerà così per un altro anno. Abbiamo portato in scena Sognando Broadway, il musical Mon Amour, abbiamo portato in scena Romeo e Giulietta, Gran Galà appunto, trattando tantissimi dei musical più famosi, come ad esempio Notre Dame de Paris, Fantasma e l'Opera, Moulin Rouge, Cats, Jesus Christ Superstar, Rocky Horror Picture Show, poi ho fatto Pinocchio, uno spettacolo per i bambini, e poi abbiamo fatto il Dr. Jekyll e Mr. Hyde e anche altri spettacoli che ho trattato e molti altri poi ne tratteremo perché siamo una compagnia in fermento artistico. Verso i limiti più lontani, con gli zingari in capo al mondo.